Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende. L'atto chiede alla Giunta regionale di attivarsi per quanto di propria competenza con l'auspicio che ciò possa portare a un'immediata revoca dei licenziamenti collettivi alla GKN e per monitorare l'evolversi della situazione, di impegnarsi nei confronti del Governo affinché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata, inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e, nel caso, di valutare l'opportunità di predisporre nel merito una proposta di legge toscana al Parlamento. Si chiede inoltre che venga introdotto un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che, pur avendo ricevuto contributi pubblici, decidono di trasferire altrove le produzioni e che venga fornita la massima garanzia a tutela dei posti di lavoro. Si chiede infine di valutare l'opportunità di dare un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale volta a contrastare al massimo le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale. Beh sì, una proposta di risoluzione che ha trovato l'unanimità, che era una voce forte che ci veniva chiesta prima di tutto dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo incontrato con il Presidente del Consiglio e la Commissione qualche giorno fa, ed abbiamo, come dire, sentito forte la responsabilità di questo atto che ci vedesse tutti insieme combattere dalla stessa parte. Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche, tutte quante, ovviamente al Presidente del Consiglio, a tutti coloro che hanno condiviso questo documento, oltre agli uffici. L'abbiamo fatto in tempi rapidi ed è parte di un percorso e di un impegno che ci siamo presi in quel momento con i lavoratori e con le lavoratrici. Quello che è accaduto lì a 500 lavoratori, perché con l'indotto si arriva fino a 500, con tutte le famiglie, è una cosa che dobbiamo scongiurare. Io l'ho chiamata scempio, l'ho chiamata una vergogna, l'abbiamo definita in una maniera inconcepibile. Ecco che la Regione Toscana, per quel che può, deve alzare la voce presso gli enti che possano fare qualcosa. Ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo e quindi qui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avvii il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni. E qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. Nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina. Ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso. Noi dobbiamo sicuramente interrogarci sul modello di sviluppo che vogliamo e vogliamo farlo mettendo al centro la dignità dei lavoratori, ma lo facciamo anche nel rispetto di quelle imprese, di quegli imprenditori e anche di quelle multinazionali che invece si sono sempre comportate correttamente. Il nostro obiettivo è la correttezza, la legalità e l'etica del lavoro. La Regione deve dare un segnale forte in questa direzione. E oggi abbiamo dato una voce, secondo me, che è stata forte e che spero venga ascoltata da tutte le parti, sia dal Governo e addirittura in Europa. Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro. Io ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone, non ci sono colori, non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto un respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni, ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale. Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara, che naturalmente però deve partire da due logiche: da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni, però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana
anche le multinazionali, oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Quindi noi sosteniamo questa battaglia, però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo, le imprese sul banco degli imputati, quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute. Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione. E questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione, insomma, di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli del GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'Aula né fuori da quest'Aula su ciò che è successo sulla GKN, per domandarsi come in una società di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il ruolo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutta diciamo, la narrazione dell'Italia post pandemia. Dall'altro chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte, di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto, e questo è veramente chiaro ed è oggettivo, non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in Regione Toscana. Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro, siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche. È un impegno che abbiamo preso, il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti protagonisti fin dalla prima parte, come ufficio di presidenza, come capogruppi. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti, abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana a difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori, perché hanno le idee molto chiare, spesso anche più chiare della stessa politica. Sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi, lo hanno vissuto sulla loro pelle. E devo dire che i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni, perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese, ma veramente del tessuto produttivo del territorio, che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione, hanno fatto delle richieste precise, sono molto organizzati, determinati, li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa che hanno organizzato a Firenze, finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori, che si sentono uniti, che sono uniti nelle battaglie comuni. E quindi niente, la proposta di risoluzione che parte oggi dalla Regione Toscana è la voce dei lavoratori verso il governo, cioè di che cosa deve contenere quel decreto antidelocalizzazione. Dopo l'intenso impegno del Consiglio regionale, nei vari incontri coi rappresentanti dei lavoratori c'è il lieto fine per la vertenza Sittel con l'assunzione da parte di Team Servizi Digitali di 135 lavoratori distribuiti tra Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto e il pagamento di 6 mensilità di stipendi arretrati in data 10 settembre. Questa è stata una
vertenza difficilissima, difficilissima perché non era scontato il risultato, ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme. I lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, le istituzioni regionali, le istituzioni locali. Io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità, l'intera comunità toscana, può combattere altre battaglie difficili, penso a quella della GKN, solo se si tiene tutta per mano, solo se si tiene tutti insieme. Io ho un'ossessione, l'ossessione per il lavoro, l'ossessione per quelle donne e quegli uomini che la sera tornano a casa e a volte si ritrovano nella condizione di non sapere come pagare una bolletta o poter andare ad acquistare del cibo. E deve essere forte, la dobbiamo sentire noi e sono orgoglioso che in tutte queste vertenze, a partire da quella di Sittel a quella di GKN, tutto il Consiglio regionale sia insieme. E questa è la nostra forza. Non dividiamoci mai secondo logiche politiche nazionali, ma poniamo al centro sempre i cittadini, le persone, il lavoro. Questa è la sfida che ci attende. La vertenza Sittel è un risultato positivo, ma non abbassiamo la guardia perché ce ne sono tantissime altre vertenze che richiedono la nostra vicinanza, il nostro sostegno e, come dire, un lavoro di comunità tutti insieme. È stata una vertenza durissima che ha visto i lavoratori con 6 mesi di stipendio arretrato da riscuotere e che ha, diciamo sia una storia molto complicata, nell'ultimo anno e mezzo si è acuita la crisi e noi ci siamo adoperati anche con l'aiuto fondamentale delle istituzioni, intendendo per i comuni, la regione toscana, la prefettura e a livello nazionale i ministeri, perché chiaramente dovevamo risolvere questa situazione. Anche visto che si parla di un'azienda che lavora nel mondo della telefonia, quindi della connessione, di tutto ciò che abbiamo vissuto nel regime di pandemia, e quindi non solo era un problema dei lavoratori, ma è anche un problema del paese, perché il fatto che un'azienda importante per TIM e per Open Fiber non lavorasse, limitava lo sviluppo del paese su quello che è la connettività, la fibra e lo sviluppo dell'infrastruttura. Noi siamo riusciti, grazie all'enorme sacrificio dei lavoratori, all'impegno di tutte le RSU e anche delle organizzazioni sindacali, a convincere TIM a fare un'operazione che vorremmo fosse un esempio. Cioè il committente si fa carico della problematica, facendosene carico risolve il problema e alla fine tutti ci guadagnano, i lavoratori perché hanno un lavoro e uno stipendio regolare, l'impresa, in questo caso TIM, perché comunque ha lavoratori formati che aiutano nell'attività principale dell'impresa stessa, e il paese, perché parlando appunto di infrastruttura digitale, chiaramente anche il paese ci guadagna. Quindi il messaggio che noi oggi qui vogliamo dare, oltre al ringraziamento non formale ma sostanziale alle istituzioni che si sono sempre dimostrate attente, pronte, addirittura noi abbiamo fatto presidi e la regione è venuta giù a parlare con i lavoratori, che non è proprio scontato. Quindi noi, oltre al ringraziamento, il messaggio che vogliamo mandare è che si può fare. Cioè noi viviamo tante vertenze anche sul nostro territorio, che possono essere risolte se seguiamo l'esempio che abbiamo vissuto, che è un esempio appunto in cui tutti ci guadagnano, no? Quindi con questo spirito noi oggi, ora siamo qui in regione, siamo stati in comune a Campi, siamo stati in prefettura, siamo stati dall'assessora al lavoro Nardini. Quindi no, abbiamo voluto fare questo giro che anche per dire che quando c'è un problema si viene sempre, no? Ecco, questa volta veniamo perché comunque quello è stato fatto bene, e quindi ecco un ringraziamento. L'avvertenza ha riguardato circa 140 persone su tutto il territorio della regione toscana e 230 a livello nazionale. Per quanto riguarda il territorio fiorentino, circa un'ottantina di persone hanno fatto appunto questo passaggio. Ovviamente nel frattempo qualche lavoratore ha fatto altre scelte, giustamente, perché ci siamo trovati in un periodo senza riscuotere, senza avere soldi addirittura per andare a fare la spesa,
sicché qualche collega ha avuto dei problemi familiari e è dovuto andare via prima del tempo, senza aspettare il risultato positivo che poi si è verificato. Appunto, come diceva anche Samuele, noi siamo venuti qui per ringraziare le istituzioni, perché secondo me quando tutti lavorano per il proprio compito che hanno, il risultato si ottiene. In questo caso la Regione ha fatto il proprio lavoro, la Prefettura ha fatto il proprio lavoro e l'RSU hanno parlato con i lavoratori, hanno fatto da filtro affinché i lavoratori stessero calmi e dassero fiducia a tutte le istituzioni. E questo è stato il risultato appagato alla fine, perché tutti hanno potuto riscuotere i loro stipendi dopo 6 mesi che non riscuotevano, e noi RSU l'abbiamo vissuta proprio in prima persona, perché la sera dei lavoratori ci chiamavano perché non riuscivano ad andare a fare la spesa, addirittura abbiamo fatto anche delle collette per i nostri colleghi, sicché la situazione è stata molto, molto gravosa per noi, non riuscivamo nemmeno a dormire la notte pensando a come risolvere il problema. Sicché siamo molto contenti del risultato ottenuto e siamo venuti qui appunto a rendere una nota a tutti i cittadini, perché sia ad esempio che nonostante tutto qualche volta le cose vanno come devono andare. Nel territorio della Val di Chiana e di Sinalunga, dal 2 al 10 ottobre, torna la Fiera alla Pieve, che da oltre 100 anni, nei primi giorni di ottobre, anima il sud della Toscana. La manifestazione, che prevede mostre, incontri e convegni, degustazioni, cene a tema e street food, intrattenimento e letture per tornare a vivere appieno la tradizione del territorio, è stata presentata in conferenza stampa in Consiglio regionale. Sì, è molto importante presentare qui nel cuore della Regione Toscana una fiera centenaria come la Fiera di Sinalunga, che partirà il prossimo sabato 2 ottobre. Perché noi crediamo e siamo fortemente convinti che nelle tradizioni materiali, nella cultura materiale dei nostri territori si esprima gran parte della nostra identità culturale. E, è sempre importante ricordarsi chi siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre qualità, i talenti del nostro territorio, le specificità, ma lo è ancora di più in un tempo come questo che ha sofferto, che ha dovuto rinunciare a tante belle tradizioni, anche questa della Fiera di Sinalunga che è stata sospesa per il Covid nel 2020, ma quest'anno ritroverà tutto il suo splendore e anche la gioia di vedersi in presenza e di poter insieme custodire questo patrimonio di tradizioni e di cultura materiale. Costano molto impegno alle amministrazioni comunali, per questo la Regione è vicina a tutta la tradizione delle rievocazioni storiche, delle fiere storiche e appunto di questi luoghi di conservazione e di cura, ma anche di pratica del futuro della cultura materiale dei territori, perché l'agricoltura, la produzione agricola in generale, l'allevamento insieme a tutta la cultura che ci ruota intorno non rappresentano soltanto il passato per la Toscana, ma sono un punto di riferimento anche per lo sviluppo futuro. Per me è un onore, per la mia comunità ugualmente è un onore essere qua in sala della Regione Toscana a poter presentare un'iniziativa che purtroppo l'anno scorso ha avuto uno stop dovuto al Covid. Quest'anno è l'anno della ripartenza, è una fiera cosiddetta chiamata Pieve, la Fiera alla Pieve, perché proprio viene situata nella frazione bassa, insomma, di Sinalunga, insomma. È legata e ha radici religiose, perché è dedicata alla Madonna del Rosario, ma negli anni è sempre stata, e ripeto, è una fiera centenaria, il momento dove le economie locali e in particolar modo quelle più rurali, contadine e della Mezzadria andavano in piazza a presentare, vendere e scambiare i propri prodotti. La Val di Chiana è un territorio ricco di prodotti agricoli, perché insomma è una pianura fertile, nata dalle bonifiche, dalle ultime bonifiche leopoldine. Oggi è un territorio dove vengono fornite eccellenze a livello internazionale, basta pensare all'ortofrutta, all'aglione, al vino, all'olio, e a noi a Sinalunga in particolar modo ci interessa l'aspetto della chianina, insomma, quindi rilanciata
in questi ultimi anni. La razza chianina forse è la razza al momento più blasonata a livello mondiale, insomma. È una razza bellissima, della sua tipologia forse è l'animale più grosso e più maestoso che c'è in circolazione. Noi inoltre vantiamo su questo campo il fatto di aver dato i natali e aver avuto come nostro concittadino Ezio Marchi, che è l'ultimo selezionatore di questa stupenda razza, che per anni è servita, insomma, per l'utilizzo agricolo come mezzo di lavoro. Oggi è stata riscoperta negli ultimi anni, negli ultimi decenni, come una razza pregiata per la carne che questa fornisce. Ecco, quindi noi questo è l'elemento base. La fiera che andiamo a presentare, a rivisitare quest'anno, è una fiera che si pone nello scenario regionale come la fiera più grande della regione, raggiungendo quasi 500 banchi di esposizione. È una fiera che guarda sia al passato e alle tradizioni del passato, non vogliamo certo dimenticare questo aspetto qui che ci appartiene in maniera particolare, ma guarda soprattutto al futuro, a rimettere insieme quelle che sono le economie e le eccellenze di questo territorio, a riproporre all'interno della fiera aree specifiche dove vengono valorizzate queste eccellenze, quindi uno spazio importante legato a quello che è l'agricoltura, quello che è le produzioni orticole, quello che è lo street food dei cibi locali mangiati per strada e soprattutto quello che è l'elemento di valorizzazione veramente della razza chianina, e è la fiera interprovinciale quindi della razza chianina. Ci poniamo con questo obiettivo grazie all'intervento della Regione Toscana, che ci ha dato il patrocinio ma soprattutto ci ha anche aiutato dal punto di vista economico in questa iniziativa, di poter inserire questa fiera nel calendario delle fiere regionali. È stato fatto un grande lavoro in questi mesi per questa nuova riproposizione, dove ha visto intorno a questa manifestazione il coinvolgimento di tanti attori, a partire dalle banche, a partire da liberi imprenditori che hanno contribuito e finanziato questa iniziativa, ma soprattutto è stata costruita insieme alle associazioni di categoria, prevalentemente dei settori agricoli e di tutte le aziende che operano e lavorano nel settore agricolo. Quindi c'è stato un coinvolgimento importante in questo percorso che ha prodotto, io credo, una cosa che è nuova, di rilancio, sicuramente interessante. Quindi vi invito veramente a tutti a venire a visitarla. Quest'anno la fiera l'abbiamo rivista, abbiamo chiesto la collaborazione nella sua rivisitazione di tutte le associazioni economiche del nostro territorio, oltre che degli istituti bancari e appunto della regione e dei vari enti preposti. Questo perché pensiamo che la fiera tra passato e futuro possa costituire un rilancio per la Val di Chiana tutta, alla luce di tutta una serie di protocolli che comunque sono stati firmati con i vari comuni. Quindi una fiera che interesserà il mondo agricolo, con la prima mostra interprovinciale delle chianine, è una fiera che interesserà il mondo dell'agricoltura con l'esposizione dell'aglione e dell'olio e del vino, prodotti tipici della Val di Chiana che non ha convini, non parliamo di Val di Chiana Aretina né di Val di Chiana Senese, proprio perché a noi interessa il rilancio della Toscana del Sud e in particolar modo di quest'area. È stata interessante la collaborazione con le varie associazioni del settore come la Confesercenti, la Confecommercio, la CNA, ma anche la stessa Convindustria, che ha collaborato, perché si ritiene che la sinergia tra i vari enti e tra le varie associazioni possa contribuire, soprattutto dopo i 2 anni di pandemia, a effettuare un rilancio di questa fiera che ha oltre 600 anni e che affonda le sue radici nel mondo agricolo. Un mondo agricolo che comunque caratterizza il territorio di Sinalunga, con le fattorie che sono state appunto presenti nell'Ottocento, ma che continuano ad essere presenti, come quella della Fratta, come quella dei Fierri, ma che comunque si proietta verso il futuro, verso un rilancio di tutto il territorio, proprio perché riteniamo che la presenza di 500 banchi nel nostro territorio, seppur concentrati in una sola giornata, rappresenti un punto di rilancio. E questo anche alla luce di tutta una rievocazione storica che proveremo a fare con le varie associazioni appunto culturali e con il programma che quest'anno, a differenza degli altri anni, coinvolgerà il territorio della Pieve per circa una settimana.